uomini di potere, tutti gli uomini che sono invidiati sono molto soli, sono solo io, sono solo altra gente come noi. E perché la gente ti immagina sempre, c'è questo, sempre questo tipo di invidia, c'è questo tipo di momento che la gente pensa che tu sei sempre in un modo o nell'altro un privilegiato, e in effetti la gente non si rende conto che noi, come tutti gli altri, siamo persone che abbiamo le nostre debolezze, siamo umani. Poi c'è anche il fatto che nessuno è eterno, no? Noi certe volte pensiamo tutti quanti che siamo eterni. E poi ti rendi conto che in effetti noi passiamo un certo periodo in un certo modo e non sappiamo mai fino a quando questo dura. Questa riflessione l'ha fatta dopo la malattia che ha avuto tempo fa? La malattia e poi il fatto che adesso che c'è un bambino piccolo ti rendi conto che il tempo passa. Secondo lei, se lei invece fosse nato ricco, molto ricco, avrebbe fatto le stesse cose che ha fatto? Avrebbe avuto la stessa energia? Io credo di no. Perché quando tu non nasci ricco e vuoi avere successo, c'è una rabbia che è diversa da chi nasce ricco. Io conosco molta gente ricca, molti figli di ricchi, credo che l'1-2% riesce, perché non hanno la cattiveria e la grinta che ha uno che nasce in un certo modo. Poi non è che sono nato povero, sono nato in una famiglia normale, però c'hai una voglia di fare, di arrivare, e certe volte fai anche degli errori, però gli errori sono parte dell'esperienza, e se uno prende l'esperienza e ne fa un insegnamento per non farle più, credo che sia anche questo positivo. Lei che errore ha fatto? Ma di gioventù, io ho avuto un problema col gioco quando avevo 20 anni, alla fine ho pagato tutti, per cui sono stato completamente riabilitato. Ma questa è stata una roba di 30 anni fa, 35 anni fa. Ed è incredibile come i media continuano ogni 2x2 a riportarlo. Per cui quello che le rinfacciano, dicono che non è chiaro come lei sia diventato un grande manager, che grande ci sono manager, delle cose oscure. Mi sono occupato della Benetton negli Stati Uniti con dei risultati eccellenti, e poi mi sono occupato della Formula 1. Io a 35 anni ero in Formula 1, non è che fossi ricco prima di arrivare in Formula 1. Stavo bene, ma non ero assolutamente ricco. Ho fatto l'assicuratore, l'ho fatto molto bene. Ho lavorato in borsa, l'ho fatto molto bene. A diventare ricco per lei era un obiettivo? No, i suoi obiettivi erano altri? Essere ricco non è fondamentale. Io credo che l'obiettivo di una persona sia di creare qualcosa. Quando tu pensi di creare qualcosa, vuol dire che fai l'imprenditore. L'imprenditore vuol dire dare delle chance ai giovani e creare dei posti di lavoro. Tu puoi diventare ricco se vinci la lotteria, per cui investi, prendi un biglietto. Ma quando uno diventa ricco con gli altri, perché uno crea valore aggiunto, crea posti di lavoro. Per cui io vorrei che tutti quanti avessero la motivazione di diventare ricchi, perché vuol dire che prendono dei rischi, investono e aiutano sicuramente a crescere altre persone. È vero che quando era in quinta elementare suo padre, che era il suo maestro, l'ha bocciata per dare il buon esempio? Assolutamente, non gliel'ho mai perdonato, perché mi ha fatto perdere un anno, e poi perché io ero capoclasse e andavo benissimo a scuola. Ma ha bocciato perché voleva dimostrare a tutti quanti che anch'io, se ero suo figlio, potevo essere bocciato. Però era una roba che aveva senso se io fossi stato un asino, ma dato che ero più bravo aveva nessun senso. Non glielo ho mai perdonato. E questa educazione rigida, ne parlavamo prima, però in qualche modo è servita, se poi le ha dato quell'energia, quella cattiveria lei prima detto. No, ma io credo che l'educazione serve, io credo che è importante, fondamentale, poi sei tu che ti autogestisci. È molto difficile autogestirti, è molto difficile. Perché è una vita di sacrifici, è una vita di sofferenze. Il successo arriva sempre dopo anni, e arriva sempre motivato da te. Sei tu che crei il tuo successo, per cui sei tu che ti autogestisci e sei tu che fai i sacrifici che devi fare. Io credo che l'Italia dovrebbe vivere sul valore aggiunto, sulla moda, sul lusso, sui teatri, sugli alberghi, essere ricettivi, perché l'industria nel giro di 10-15 anni deve essere completamente ristrutturata, perché ci sono i cinesi, ci sono gli indiani, ci sono i vietnamiti. Io faccio il giro del mondo credo 2 o 3 volte all'anno, ma con gli occhi aperti, perché puoi anche girare con gli occhi chiusi. Io sono convinto che nel giro di 10 anni ci deve essere una ristrutturazione completa. È questo che abbiamo bisogno di un governo che faccia le riforme, perché la ristrutturazione deve essere completa. L'Italia deve rimanere con quello che ha. Però non ho ancora capito se le piace.
illustri. Quello che piace a me è conoscere un certo tipo di cliente e fargli il prodotto a che lui piace. Quindi a lei piace fare l'imprenditore. Io quando vedo che la gente si diverte, quando io vedo che c'è gente che in un colpo ordina 90 bottiglie di champagne, in un colpo, un ordine solo, è un fatto imprenditoriale, è un fatto che tu dici guarda come conosco un certo tipo di clientela, perché tu a un certo punto devi fare le cose su misura, la gente ha un certo tipo di richiesta, tu la devi fare, è quello che secondo me l'Italia dovrebbe fare, l'Italia dovrebbe, come abbiamo detto prima, avere questi valori aggiunti. Noi abbiamo un paese talmente variegato che potremmo essere veramente un paese fantastico dando la possibilità ai giovani, perché noi continuiamo a parlare, ma noi vediamo anche chi ci governa. Con tutto rispetto, è gente che ha superato abbondantemente i 60, i 65, i 70 anni. Per cui il mondo non è dei settantenni, il mondo è dei giovani. Lei chi vede, ad esempio, attorno a Berlusconi, che potrebbe raccogliere la sua eredità? Berlusconi, secondo me, il difetto che ha è che non ha fatto crescere nessuno attorno a lui. Dov'è l'alternativa? Io mi chiedo dov'è l'alternativa. Se ci fosse un'alternativa, in Inghilterra, quando c'è stata un'alternativa, la gente ha votato per Cameron. Qui non abbiamo Cameron, questo è il problema. Cameron ha 39 anni, 40 anni. Lei quando era ragazzo era più di destra, più di sinistra, era interessata alla politica? Ma io non sono né di destra né di sinistra, ma anche adesso. Io tecnicamente e teoricamente sarei un socialista. Ma la politica non è un fatto di etichetta, è il fatto di gente che lavora e che capisca che in Italia c'è gente che guadagna 1.200 euro al mese e non va bene. E c'è gente che paga le tasse delle imprese, che pagano le tasse sopra il 50%. Se uno fa l'imprenditore, c'è 1 milione di lire e vuole trasformarlo in 2, cosa succede? Che crea un indotto, crea lavoro. In questo momento chi c'è 1 milione lo tiene, le banche non ti danno soldi. Un giovane che inizia un'attività non ha un supporto da nessuno, per cui è solo. E in questo momento qui non abbiamo una politica forte. Io credo che le destre e le sinistre non esistono, ci vuole il partito del fare e della gente che fa le riforme e che lavori. Poi non c'è l'etichetta se sei rosso o sei nero, io sono assolutamente da quel lato lì apolitico. Il denaro bisogna trattarlo con grande rispetto e con grande diffidenza. La gente si immagina che col denaro uno va a giro in barca, e il denaro serve per investire. Se uno ha la capacità di fare l'imprenditore, deve cercare di reinvestire continuamente il denaro che ha per creare nuove ricchezze. Ma non solo per l'imprenditore, quando tu crei ricchezza la crei per tutte le persone che ti sono attorno. Quando tra l'Italia e l'estero c'hai 1.500-2.000 dipendenti, tu hai anche la responsabilità, tu devi fare le cose perché la gente deve pagare il mutuo tutti i mesi, la gente deve mandare i bambini a scuola tutti i mesi e io mi sento responsabile per la gente che dipende dal mio lavoro, dalla mia creatività, dai miei investimenti. Anche sulla barca, che poi ne abbiamo, non ne vogliamo neanche parlare, sono 25 persone che lavorano e la barca è sempre stata per me commerciale, ma il rapporto col denaro è il rapporto come tu il denaro lo investi, ma lo investi, non è che quando c'hai il denaro dici adesso vado in vacanza e non faccio più niente, assolutamente, il denaro per un imprenditore serve per creare valore e quando crei valore crei ricchezza per tutti quanti. Un'ultima domanda, Falco, il suo bambino non ha neanche un anno, cosa sogna per lui? Che faccia l'imprenditore, che faccia il calciatore, che faccia il contadino come suo fratello? Io penso che lui debba trovare la sua strada, perché poi se tu c'hai un bambino intelligente, bravo, farà successo. Tutti i genitori dicono mio figlio è un fenomeno, non è vero. Spero che mio figlio sia una persona normale, che non sia arrabbiato come lo ero io, perché non ha nessun motivo per esserlo, però che non deve essere uno che secondo me si deve appoggiare sugli allori, perché non glielo permetterei. Se il giorno che non sarò più qui ci sono delle aziende che vanno avanti, se mio figlio è bravo, vedremo, perché è un privilegiato, se le può gestire, se non le può gestire farà il contadino come mio fratello.